Allora, mi trovo qua a Lerma, 3 minuti li dedichiamo qui, soprattutto in questo bellissimo paese di Lerma, ma poi ho incontrato Luca Mercalli. Buongiorno signor Luca, mi fa piacere vederla qui a Lerma, anche perché abbiamo visto che insomma si parla di clima e noi veramente siamo disastrati con questo clima, perché abbiamo bisogno di acqua. Cosa ci consiglia? L'acqua manca ovunque quest'anno, su tutta la pianura padana. È una situazione inedita, direi, perché abbiamo vissuto 6 mesi senza pioggia. Manca la neve sulle Alpi, che è da sempre un po' la nostra riserva idrica per l'estate, e in più si è messo a fare un caldo precoce veramente inatteso, in quanto già a maggio abbiamo passato i record di temperatura, è il maggio più caldo della storia insieme a un altro molto recente del 2009, e ora giugno, come vedete, ha delle temperature che anticipano, direi, di un mese e mezzo quelle che dovrebbero essere alla fine di luglio. Ma tutto questo è colpa nostra? In buona parte sì. In buona parte. Soprattutto la temperatura elevata, cioè questa non ci sono più dubbi che quando passiamo i record di temperatura è un effetto del riscaldamento globale. La siccità un po' di meno, perché di siccità ne abbiamo avute anche in passato, ma quando mettiamo insieme questi due fattori è chiaro che andiamo in stress idrico, proprio perché la temperatura cosa fa? Fa richiedere più acqua, fa evaporare l'acqua più in fretta, l'agricoltura va in sofferenza e questo è un effetto chiaro invece del riscaldamento globale. Quindi ce la dà una speranza. La speranza c'è sempre, sì. Ma dobbiamo fare in fretta, perché sono 30 anni che ne parlo, i miei maestri ne parlavano già 50 anni fa. Cosa vogliamo aspettare? Secondo me, perché la gente dice sempre, ma intanto figurati, dice cose che non si realizzano. Invece ci stiamo proprio entrando in questo tunnel, che non è un bel tunnel, perché l'acqua è essenziale. In realtà ci siamo già entrati più volte, perché abbiamo la memoria corta. Il 2017 non fu molto diverso, almeno rispetto a questa prima fase. Poi vedremo, qui abbiamo ancora 3 mesi d'estate da passare, quindi non voglio pensare come saremo a settembre. Però nel 2017 abbiamo fatto le stesse interviste, abbiamo detto le stesse cose. Poi è arrivata la pioggia d'autunno, tutto poi, si è scordato tutto. Ecco, questo è il problema del clima, è che viviamo le emergenze, ma appena queste terminano pensiamo a quella dopo, che magari sarà un'alluvione. Io la ringrazio perché è stato gentilissimo, anche perché c'è un caldo afoso tantissimo, e quindi grazie ancora, e ci ha aperto un po' gli occhi, soprattutto apriamo gli occhi soprattutto verso la natura, cerchiamo di correggere un po' tutto quello che abbiamo combinato. Ce l'abbiamo in mano il termostato. Dobbiamo girare la rotella dall'altra parte, e per farlo bisogna consumare meno. Grazie ancora, buona giornata. Con voi ci vediamo nei prossimi 3 minuti. Grazie.